Siamo a Firenze nella splendida cornice della Fortezza d'Abbasso, la seconda edizione di Didacta. Didacta è una fiera internazionale dell'istruzione, ci sono tutti gli operatori del settore, dagli Arredo a noi che rappresentiamo una federazione di scuole, la FILINS. Buonasera, siamo qui a Didacta con il nostro amico Federico. Perché sei qui? Siamo qui per promuovere le attività della nostra federazione in tutto il territorio nazionale italiano, che ormai da moltissimi anni svolge un'intensa attività per le scuole e gli istituti non statali italiani. Inoltre, a tutte le persone che ci vengono a trovare alla fiera, noi consegniamo questi opuscoletti dove praticamente ci è spiegato tutto quello che c'è da sapere della federazione. Durante la fiera avete partecipato anche ad alcuni workshop? Assolutamente, abbiamo partecipato a dei workshop dove praticamente il nostro presidente Giovanni Piccardo ha esposto i nuovi programmi per il 2018 e gli anni a venire. Grande esordio perché siamo riusciti a intervistare il ministro Bussetti quando ha evitato le più grandi televisioni italiane. Che cosa ne pensa della fiera, della manifestazione? Ha avuto un impatto non positivo, di più, c'è un'atmosfera elettrica, sento grande motivazione e voglia di cose nuove. E che cosa ne pensa delle nuove tecnologie per la scuola primaria e dell'infanzia? Le nuove tecnologie sono uno strumento per una didattica innovativa. Non dimentichiamoci però i fondamentali pedagogici per l'insegnamento. Perfetto, grazie mille. Salve, siamo qui con Paola Concia e Salvatore Giuliano. Come mai questa iniziativa? Dall'anno scorso abbiamo portato in Italia l'edizione italiana della scuola più importante del mondo, che si svolge in Germania, e l'abbiamo portata in Italia l'edizione italiana, naturalmente più piccola, perché pensiamo che sia fondamentale un luogo del genere sull'innovazione della scuola, sul futuro della scuola e per la formazione degli insegnanti. E quindi questo ci mancava in Italia, una cosa del genere, e l'abbiamo portata. E come sta andando? Beh, benissimo, benissimo. Salve, è una bellissima esperienza, è un evento che punta molto alla formazione dei docenti, che ritengo sia prioritaria per migliorare la didattica, la metodologia e conseguentemente anche gli apprendimenti dei nostri studenti.